Mister Capuano, una partita di sofferenza ma un punto guadagnato importantissimo. No, il primo tempo è stato un bellissimo Arezzo, secondo me, bene sotto il profilo della manovra, della distribuzione, poi siamo andati proprio in sofferenza illimitata, perché penso che questa squadra, come ha sofferto oggi, non l'ho vista mai soffrire. Abbiamo giocato gli ultimi 26 più 6 di recupero, 32 minuti in 10, con gente che non ce la faceva in mezzo al campo, però che ha sofferto, abbiamo concesso quasi nulla, però farci giocare ogni 3 giorni da quando abbiamo iniziato, senza preparazione, senza nulla, in questo momento possiamo dire che abbiamo fatto un piccolo miracolo. Da questo punto di vista ora c'è da preparare un'altra partita importantissima, domenica a Bassano, con delle ulteriori defezioni. Ma io ci sono abituato, è una vita che convivo con i problemi, con le defezioni. Adesso godiamoci questo punto, abbiamo allungato la striscia a 6 giornate senza perdere, mi sembra che siamo la squadra che ha subito meno gol, se non erro, l'unica squadra imbattuta, quindi godiamoci questo momento, poi fra 3 giorni penseremo al Bassano. E nonostante la fatica e la sofferenza, l'Arezzo è una squadra che comunque si è proposta, ha giocato, ha avuto varie occasioni, quindi si può essere soltanto che contenti. Il primo tempo l'Arezzo ha giocato con una personalità notevolissima. Poi è normale la fatica, lo stress, siamo rimasti in 10, però per quanto concerne la distribuzione, la giocata, la personalità, a me il primo tempo l'Arezzo è piaciuto tantissimo. Poi abbiamo chiuso le linee, abbiamo sofferto e penso che abbiamo portato a casa un punto più che meritato. Ultima cosa riguardo la difesa, che adesso con la squalifica di Guarino conseguente all'espulsione va ancora un pochino più in sofferenza. Con tutte queste defezioni però abbiamo preso solo 2 gol, quindi vuol dire che abbiamo una delle fasi difendenti più importanti, non lo so, di tutti i campionati, o no? A prescindere chi gioca.